Ci siamo lasciati con alcuni di voi il 5 marzo con la presentazione in anteprima, peraltro, delle poesie di Sinisgalli. E avevamo poi un programma piuttosto nutrito sulle forme dello scrivere. Bene, insomma, quella contingenza, cioè esserci lasciati sulle parole del poeta, mi ha indotto a riflettere sul senso della poesia, soprattutto in una condizione come quella che stiamo vivendo, abbiamo vissuto l'anno scorso, ma continuiamo a vivere, pur tra alti e bassi, di totale, una condizione di totale isolamento, di totale solitudine, sia interiore sia esteriore, senza il conforto delle attività quotidiane o comunque con attività quotidiane che di volta in volta vengono interrotte da situazioni che si presentano sempre più gravi e sempre più preoccupanti, con la comunità scientifica che si affanna a trovare delle spiegazioni e che è dubbio che neanche la vaccinazione sarà risolutiva. Dunque, a tutto questo, diciamo, mi sembrava che si potesse, non si dovesse dare una risposta. Anzi, devo onestamente confessarmi che, come l'anno scorso, diciamo, ho chiuso le lezioni senza appesantire il carnet dei colleghi con ulteriori incontri che sì, dal punto di vista logistico e tecnico potevamo fare, ma finivano per essere un motivo, diciamo, di aggravamento della propria. Così quest'anno sono stata fino all'ultimo fortemente indecisa se cominciare questa esperienza. Devo dirvi che proprio la riflessione di un classico della nostra critica letteraria come Giuseppe De Robertis e soprattutto la riflessione del giovane De Robertis nell'esperienza vociana del 1915 mi ha dato di fatto la risposta. Vi mostrerò proprio la pagina della voce. Non si combatte soltanto con i fucili, che ognuno faccia la propria parte. Dunque, noi quale parte possiamo fare? La parte di coloro che ogni giorno entrano in classe e fornire a voi una lettura di poesie, intanto rinfranca lo spirito, rinfranca i nostri spiriti, perché in fondo la poesia intanto serve a questo, ma può rinfrancare anche lo spirito dei nostri, allievi così fortemente provati dalle situazioni a livello individuale, devo dire, dalle situazioni di oggi. La poesia può fornire un balsamo lenitivo a questi nostri momenti difficili. Ho preparato dunque questo programma, Segnare la pagina, la riga, la parola, sono appunto le parole di De Robertis, che continua la poesia in mezzo alla guerra. Ho sostituito alla guerra la parola Covid, perché di fatto di un sovvertimento dell'ordine si tratta, come per la guerra, e come per la guerra si tratta non solo di un sovvertimento dell'ordine, ma anche di un momento in cui noi contiamo delle vittime, cioè con la guerra, ho imparato che la guerra fa delle vittime anche fuori dalle trincee, così il Covid lascia la sua scia anche di morte. E dunque, per l'appunto, per sopportare il peso di questa nostra provvisorietà, per passare e ripassare anche sulle nostre letture, ho invitato, diciamo, a questo nostro corso alcuni colleghi e illustri critici letterari che sarebbe stato difficile invitare avendo a disposizione solamente la nostra aula magna, no? Come negli anni scorsi, perché per varie ragioni o per la mancanza di fondi o perché per l'appunto erano troppo lontani da noi, avrebbero avuto difficoltà
la lezione di questo tipo. E dunque ascolteremo il commento, ecco, anche qui diciamo c'è una scelta, se volete, un po' ideologica, ma se volete anche un po' contro. Non ho chiesto a nessuno di loro di fare un'analisi del testo come quelle che di solito il Ministero chiede alla fine dell'anno quando si fanno gli esami di Stato secondo le vecchie normative, ma ho chiesto semplicemente una lettura e il commento di una poesia. Ad ognuno di loro, naturalmente, l'ho chiesta in base anche alle loro esperienze scientifiche e un pochino vedrete che in sottofondo una linea guida, diciamo, in questo corso c'è, ed è una linea guida che latamente si richiama, latamente appunto, a Dante, intanto perché cominciamo proprio con la lettura di Donato Pirovano, il professor Pirovano. È un esperto dantista, ha curato e commentato La Vita Nuova, la nuova edizione della Vita Nuova uscita per la Salerno Editrice nel 2014, ma soprattutto ha curato la scelta commentata di poeti siciliani per una collana minuscola dal punto di vista editoriale, ve la mostro, la collana I Damanti della Salerno Editrice. Dal titolo appunto Poeti della corte di Federico II, ho chiesto a lui di venire a leggere una poesia o due poesie a sua scelta dei poeti della corte di Federico II, intanto per l'appunto perché siamo nella terra delle costituzioni melfitane e poi perché ci fa sempre bene ritornare alla scuola siciliana. E quindi lui ci propone per l'appunto la lettura che avete visto nel programma di Giacomino Pugliese. Abbiamo poi dovuto aggiungere un nuovo incontro il 1 marzo perché il presidente dei Lincei, il professor Luca Serianni, che da poco ha pubblicato una preziosa antologia dal titolo Il verso giusto, 100 poesie italiane scelte per l'appunto. Con un'idea di canone classico, cioè scelte per l'appunto per la scuola, ha voluto intervenire in questo nostro ciclo di lezioni con una lettura e commento di una poesia a noi cara, che è quella di Giosuè Carducci, alla stazione Un mattino d'inverno. Quindi il 1 marzo, diciamo, la linea temporale cronologica delle nostre lezioni viene interrotta da questa intromissione carducciana che pure non guasta, diciamo, in questo nostro percorso. Avremo poi con noi la professoressa Antonella Di Nallo, esperta, diciamo, di frontiere e di confini tra generi, codici e forme nel teatro da un lato o nell'esperienza dell'insieme della poesia. Dell'arte, diciamo, dell'arte visiva e della funzione visuale della poesia. Nonostante, diciamo, i suoi interessi, diciamo, 8-900, in particolare D'Annunzio, Bracco, il teatro, Verga, pubblicato per la Mondadori una monografia su Verga, e anche, diciamo, gli intrecci intertestuali della ricezione, per esempio, di Shakespeare in Italia, ho chiesto a lei di occuparsi, a lei che si era appunto occupata della funzione visiva della poesia barocca, di darci un saggio di un sonetto barocco. Perciò ci leggerà e commenterà nell'8 marzo la poesia del marinista Ciro di Pers, con quell'attenzione per l'appunto al tempo. Ben più, diciamo, stupore forse vi desterà questa scelta di aver invitato il professor Piero Gibellini, illustrissimo critico e decano, diciamo, della nostra letteratura, ha recentemente preso il premio Natalino Sapegno per la critica, quindi diciamo ormai ha una statura internazionale della sua
attività pluridecennale nel campo della letteratura, commentatore di D'Annunzio in particolare, ma ottimo e attento critico di miti nella letteratura. A lui si devono dei progetti importanti sul mito nella letteratura italiana, sulla Bibbia nella letteratura italiana. E però, diciamo, l'ultima sua fatica nel 2018 sono i quattro volumi dell'edizione critica e commentata dei sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli, che per Gibellini è il Dante, no? Non ha nulla da invidiare a Dante, no? Novello Dante, un Dante redivivo, secondo Piero Gibellini, e a lui appunto abbiamo chiesto il commento di due poesie, due sonetti del Belli. L'ultimo incontro, perché chiudiamo il corso il 12 aprile, quindi diciamo anche prima rispetto alle nostre previsioni, è con il professor Livorni, che proprio l'anno scorso ha pubblicato per la casa editrice Le Lettere di Firenze, un volume che diciamo già aveva elaborato negli anni alla fine del Novecento, ha ripubblicato questo volume di studi su Eliot Montale e la modernità dantesca. Dunque, solo a lui poi spettano due poesie più famose, diciamo, rispetto al resto, più famose e più conosciute probabilmente nella pratica scolastica: L'allegria di Naufragi di Ungaretti e Il limine di Eugenio Montale. Dunque, questo quadro, diciamo, vi porta nel concreto, nell'idea che ha informato, diciamo, la mia decisione di lavorare intorno alla poesia. Anche perché, come per l'appunto dicevo subito, e come parafrasando anche Montale, la poesia intanto non fa male a nessuno, anzi poi in pochi versi concentra molte cose che possono essere utili, affina il gusto, la sensibilità, e a questo nostro paese di poeti, tutti poeti in erba, o di lettori di poesie, o comunque diciamo se non direttamente lettori, a tutti noi che siamo fruitori di musica alta o bassa, anche la musica leggera, diciamo, ha una parte nella nostra tradizione poetica, la poesia, diciamo, fornisce in poche righe molte informazioni che ci conducono, diciamo, nel vivo dell'esperienza umana. E forse ci danno delle parole per descrivere anche delle esperienze l'esperienza stessa che stiamo vivendo in più conoscibile dal punto di vista e più comprensibile dal punto di vista della nostra percezione e quindi della percezione, volendo, anche dei nostri alunni. Quindi ho pensato questo corso un po' come farmaco, scusate se vi annoio con questa, diciamo, lezione di impostazione, ma serviva anzitutto provare lo strumentario e anzitutto mettere in campo alcune idee sulle quali probabilmente già siete in accordo con me, alcune idee che per me sono fondanti. Cioè, la poesia è un'esperienza fondante nell'esperienza scolastica, nella scuola di ogni ordine e grado, fin dalla scuola dell'infanzia, diciamo, dovrebbe accompagnarci anche nell'esperienza universitaria e non soltanto, non dovrebbe essere solo riservata agli studenti di lettere. Ma come vi dicevo, volevo mostrarvi la pagina della voce scusate, quando condivido lo schermo non vi riesco a vedere, cioè o faccio l'una cosa o l'altra, per cui se per caso non vedete o c'è qualcosa che non va, dovete
intervenire a voce. Quindi se volete intervenire dovete aprire il microfono. Allora, io volevo mostrarvi le pagine, le ho trovate su questo sito dove molte cose si trovano, anche se con una difficoltà massima, perché se uno mette appunto come criterio di ricerca la voce esce di tutto. Però per appunto ho trovato questi numeri della voce, sono tutti numeri del 1915. Troviamo anche le pagine di Renato Serra sull'esame di coscienza di un letterato. E quindi qui troviamo per l'appunto un intervento dell'editoriale, perché nel 15 già il giovane De Robertis ha preso la direzione della voce, quella che andrà sotto il nome della voce bianca, e già diciamo in contatto con tutta la nuova poesia. Arriviamo che il connubio fondante tra in De Robertis è quello con Giuseppe Ungaretti, quindi diciamo qui nasce la nuova poesia del nostro Novecento, quella di Ungaretti. Ora, lui dice per l'appunto che si è posto il problema con tutta la redazione della voce se continuare a farla uscire. Pare che la voce fosse molto letta nelle trincee, quindi diciamo quello che dice qui, che lo sollecitavano a farla uscire in molti, è diciamo una cosa sicuramente provata anche dalla grande diffusione di alcuni degli scritti che sono qui apparsi. Però, dice De Robertis, una voce non si stampa soltanto con la buona volontà e con le idee, e ci vogliono gli abbonamenti. Dice, io poi mi sono posto il problema. In un momento così possiamo spendere del denaro per pubblicare una rivista di poesia? E poi per l'appunto lui risponde che anche con poche lire, diciamo le 5 lire. Possiamo, le 5 lire dell'abbonamento, possiamo fare questo abbonamento e possiamo sostenere la voce. E per l'appunto vi faccio leggere qui la frase, diciamo, che più mi ha interessato di questo articolo e che è congrua con il. Spero che voi lo vediate. Dice: abbiamo lavorato, lavoriamo e lavoreremo per il bene d'Italia, per la buona sorte delle lettere, per la formazione di un maggior diritto e coscienza di noi, vuol dire di noi stessi. Anche noi abbiamo combattuto la nostra battaglia. Non si combatte solo con i fucili. Non si ama la patria combattendo soltanto in guerra. Domani o domani l'altro ci ritroveremo. E ai ritornanti forse sarà caro leggere della voce di questi 6 mesi l'unica testimonianza di poesia in un momento così nuovo e difficile per la storia. Non è per durezza di cuore che alcuni di noi siamo rimasti al nostro posto. Ah, mi sembravano queste parole di De Robertis, non so se condividete l'impressione con me, queste parole di De Robertis mi sono sembrate estremamente significative, perché sembra che De Robertis dica con le sue parole quello che è il nostro sgomento. Quindi, diciamo, sono state delle parole che mi hanno spronata, diciamo, leggiamo poesia e leggiamo anche poesia che non abbia a che fare direttamente col Covid o con il centenario dantesco. Leggiamo poesia e basta. Chiamiamo delle persone, acquisiamo la loro adesione e presentiamo questa nostra iniziativa. Ora, sono convinta che proprio in questo momento la poesia possa rappresentare, diciamo, un
Intanto non fa male, diceva Montale, questo è vero, non fa male, ma possa rappresentare uno spazio di un silenzio da riempire oppure un riempimento di questo silenzio del nostro cuore che ci accompagna. Come, diciamo, potrebbe fare la poesia, come potrebbe la poesia darci questo conforto? Beh, la poesia ci dà questo conforto perché con pochi versi ci consente di penetrare un universo che è quello del poeta, ma ci consente anche di mettere insieme una tradizione, ci consente anche, per di più, di commentare delle realtà. Per questo motivo, per questo ragionamento che stiamo facendo insieme, mi è venuta, diciamo così, tra le mani, per una serie di ragioni che non sto a spiegarvi, questa poesia di Primo Levi. La poesia si intitola La bambina di Pompei, e scritta, noi conosciamo di Primo Levi, in particolare il romanzo Se questo uomo. È vero che il romanzo Se questo uomo si apre con una sorta di poema in prosa, no? Considerate Se questo uomo, no? Lo ricordiamo tutti. Non conosciamo però nei dettagli la poesia di Primo Levi, e devo ammettere di aver scoperto, diciamo, proprio mentre rileggevo queste cose, che questa raccolta d'ora incerta, apparsa per la Garzani del 1984, contiene delle poesie che accompagnarono Levi fin dai tempi di Auschwitz. Dunque, come spesso accade ai poeti e agli scrittori, prima che l'arte si faccia delle forme della loro espressione, in modo prima che l'arte diventi consapevolmente letteratura, spesso si manifesta attraverso la libera voce della poesia. Dunque, nella raccolta di Primo Levi, per l'appunto, troviamo una testimonianza in più della sua esperienza di confinato. Ma qui, in questa poesia, ci interessano altre cose. Non so se qualcuno di voi conosce, adesso la leggeremo insieme. La poesia è datata 20 novembre 1978 e credo che corrisponda, diciamo, al ritrovamento della cosiddetta casa di Nola, se non ricordo male, un ritrovamento archeologico di una necropoli. Pompei, oggi se ne fanno tanti di ritrovamenti archeologici a Pompei. Ma questo, diciamo, è datato tra il 1976 e il 1978, dove, accanto appunto a questa necropoli, vennero ritrovati 15, diciamo, cadaveri, ma non sono cadaveri come sapete benissimo, perché furono, diciamo, 15, che sono stati poi ritrovati nella loro interezza con quella tecnica di inserire il gesso nella cavità lasciata nel terreno nel momento in cui, entrando l'aria, si polverizzano i resti umani. È una tecnica inaugurata da questo archeologo che mi pare si chiamasse Giuseppe Fiorilli, nella seconda metà dell'Ottocento a Pompei, che ci ha restituito i calchi di gesso che noi ben conosciamo, no? I calchi di gesso dove vediamo veramente le persone mentre stanno fuggendo, mentre stanno morendo. Dunque, forse questo il ritrovamento che fa scattare il cortocircuito nella testa di Primo Levi, tra questa bambina di Pompei, la bambina, la fanciulla d'Olanda e la scolara di Hiroshima, mettendo insieme la sciagura della natura con la
il disastro della guerra nucleare voluta dagli uomini. Adesso vi leggo questa poesia, leggiamo insieme questa poesia. Poiché l'angoscia di ciascuno è la nostra, ancora riviviamo la tua, fanciulla scarna, che ti sei stretta convulsamente a tua madre, quasi volessi ripenetrare in lei, quando al meriggio il cielo si è fatto nero. Invano, perché l'aria volta in veleno è filtrata a cercarti per le finestre serrate della tua casa tranquilla dalle robuste pareti, lieta già del tuo canto e del tuo timido riso. Sono passati secoli, la cenere si è pietrificata a incarcerare per sempre codeste membra gentili. Così tu rimani tra noi, contorto calco di gesso, agonia senza fine, terribile testimonianza di quanto importi agli dèi l'orgoglioso nostro seme. Ma nulla rimane fra noi della tua lontana sorella, della fanciulla d'Olanda murata fra quattro mura, che pure scrisse la sua giovinezza senza domani. La sua cenere muta è stata dispersa dal vento, la sua breve vita rinchiusa in un quaderno sgualcito. Nulla rimane della scorara di Hiroshima, ombra confitta nel muro dalla luce di mille soli, vittima sacrificata sull'altare della paura. Potenti della terra, padroni di nuovi veleni, tristi custodi segreti del tuono vivo, ci bastano d'assai le afflizioni donate dal cielo. Prima di premere il dito, fermatevi e considerate. Diciamo, la poesia, come sempre nella poesia di Primo Levi, è una poesia di ammonizione rispetto alla situazione che descrive. Ma a me quello che mi premeva di far dimostrarvi è che in una poesia noi troviamo concentrate contemporaneamente dei fatti storici veramente accaduti, come in questo caso l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., e poi appunto anche, diciamo, come siamo arrivati a questi scavi di Pompei, che cos'è la città archeologica di Pompei. Poi troviamo appunto la fanciulla d'Olanda, la citazione di Anne Frank, e quindi del suo diario, no, della sua giovinezza violata. E troviamo anche l'ultimo fatto storico su cui riflette la bomba atomica sganciata ad Hiroshima, da cui deriva questo appello. Noi già, diciamo, siamo umani, no? Cioè già la natura ci affligge. Potenti della terra, fermatevi e considerate, fermate la vostra mano. Dunque la poesia sì, certamente è fortemente moralistica e probabilmente anche didascalica, ma perché altrimenti scrivere poesie se non ci fosse da imparare qualche cosa? Intanto impariamo immediatamente che dietro questi versi ci sono almeno due canti fondamentali di Giacomo Leopardi. Una l'avrete già vista, è Silvia, e l'altra ovviamente è la Ginestra. Dunque una poesia, come dire, come le ciliegie, una poesia richiama l'altra, perché proprio così vuole il poeta, che ci sia, diciamo, contrasto tra tenebre e luce. Io vi ho riportato l'esergo della Ginestra con la citazione del passo evangelico di Giovanni, di San Giovanni Apostolo, Kai egapes anoi antropoi, mallon tos kotos e to fos, e gli uomini, no, preferirono, amarono piuttosto le tenebre che non la luce. Ecco, il primo contrasto è tra questo cielo che si è fatto nero e con il meriggio.
diciamo, parola poetica per eccellenza del Novecento italiano, è fortemente connotata, per esempio, nella produzione montaliana. Quindi nessun poeta fa a meno di citare la sua tradizione, e una poesia, per quanto bella, si comprende soltanto se c'è dietro una tradizione, perché la tradizione, diciamo così, della poesia ci consente di comprendere meglio i versi del poeta. Dunque, di questa bambina di Pompei noi capiamo qualcosa nel momento in cui il poeta richiama all'esperienza di Silvia. Cioè, noi conosciamo già una bambina, una fanciulla come questa fanciulla scana, ne conosciamo già un'altra nella nostra letteratura, ed era quella che nella casa di Leopardi, la casa tranquilla, no? Suonavano le quiete stanze, dice il poeta, faceva risuonare il suo canto. Come vedrete, diciamo, come potete vedere, rileggendo qualche verso di Silvia, molte delle parole del canto leopardiano sono già qui, diciamo, sono già qui, comprese, diciamo, questa allusione alle membra gentili, che, come sappiamo, questo rimembri non è il verbo, diciamo, di primo impatto della poesia leopardiana, ma anzi è un verbo che Leopardi recupera tardivamente, solo all'ultimo di un processo correttorio di cui abbiamo consapevolezza soltanto da una cinquantina d'anni, no? Perché negli autografi, così come nelle ultime stampe, Silvia appariva accompagnata dal verbo sovvienti. Ora, queste membra gentili sembrano appunto richiamare questo ritornare in vita di Silvia, questo rimembrare, come riprendersi le proprie membra. Altra citazione sicuramente leopardiana, che fa il suo capolino in tutta questa prima parte, quella pompeiana, perché appunto la Ginestra, l'ultima poesia di Leopardi, è proprio ambientata sull'arida schiena del formidabile monte Sterminator Vesevo. È qui che, diciamo, Leopardi riflette su quanto, diciamo, seme, il seme degli umani, possa la crudele natrice, la nutrice, cioè la natura, abbia, diciamo così, in stima, no? Anche stima, ci può annientare, diciamo, la possanza, diciamo, il potere di questa natura che ci annienta, lo potrà guardare qui, dice il poeta Leopardi, cioè qui a Pompei, dove queste rovine che vediamo noi oggi furono un tempo città meravigliose, orti, giardini. E tenete conto che quando Leopardi scriveva, la tecnica dei calchi di gesso non era ancora stata adottata a restituirci persino le persone. Non oso immaginare che cosa ne avrebbe scritto uno come Leopardi se avesse potuto vedere queste persone in fuga, questi calchi di gesso. Ovviamente, diciamo, che la tradizione, che una tradizio ci sia dietro queste parole di Primo Levi, oltre che una citazione, quella che noi chiamiamo con termine tecnico intertestualità, quindi una citazione precisa dei passi leopardiani, che ci sia poi anche una citazione della tradizione colta della poesia, direi non solo italiana, ma latina, latina, perché, diciamo, dobbiamo rivolgerci innanzitutto a Catullo per ritrovare la cenere muta al femminile, visto che in fondo il cenere del fratello è muto, col tuo cenere muto, e nella, diciamo, riproposizione
di questo sonetto Il morte del fratello Giovanni nella riproposizione del Carme 101 di Catullo, dove per l'appunto il poeta si recava a piangere la giovinezza perduta e stroncata dalla disgrazia della morte del fratello. Quindi Cenere muta è sicuramente citazione di Foscolo, ma secondo me è citazione diretta della tradizione latina, perché Primo Levi ci tiene molto a questo intreccio profondo con la nostra tradizione. E questa giovinezza del fratello di Catullo e del fratello di Foscolo viene ancora più esaltata, diciamo così, dalla presenza di questa fanciulla Dolanda murata tra quattro mura, le due fanciulle, la fanciulla di Pompei e la fanciulla Dolanda. Anche qui bisognerebbe, diciamo, guardare a come lui descrive la casa tranquilla, invece la casa murata, la casa prigione, no? La casa tranquilla della bambina di Pompei, robusta nelle sue, no? Ricca e robusta, così come nelle parole di Leopardi, questa ricca civiltà pompeiana ridotta per l'eruzione del vulcano a un nulla, no? Dove non è rimasto più nulla, soprattutto non è rimasto più nulla dei suoi abitanti, questa casa però ricca e possente, al contrario di questa casa prigione della bambina, della fanciulla Dolanda, la cui cenere muta è stata dispersa dal vento. E questa espressione mi fa venire in mente la canzone Guccini, no? Su Auschwitz, no? Sono morto che ero bambino, adesso sono nel vento. Mi sembra, diciamo, che ci sia una inferenza anche di generi diversi. E poi in realtà, diciamo, anche qui bisognerebbe fare una differenza, perché come sappiamo, poi Anne Frank storicamente non è morta ad Auschwitz ma a Bergen-Belsen, e non è stata mandata nelle camere a gas, ma è morta, diciamo, di malattia, pare di tifo. E ancora più forte quindi diventa il riferimento a questa bambina, la scolara di Hiroshima, e fa riferimento appunto a quei resti che rimangono, no, quelle ombre che rimangono schiacciate Hiroshima. Questa nulla rimane, non c'è più nulla di questa scolara di Hiroshima, che è rimasta come un'ombra confitta sul muro dalla luce di mille soli. Quindi, come vedete, ancora, diciamo, il contrasto luce e ombra dall'inizio alla fine della poesia è pervadente in questi versi. E vittima vera, no? Sacrificata sull'altare della paura, sacrificata dagli uomini però. La differenza, diciamo così, tra la bimba di Pompei, la fanciulla Lara di Hiroshima, e in questo, che c'è un male che deriva dalla condizione stessa di umanità, e c'è un male che deriva dal male che l'uomo fa sull'altro uomo. Io credo, diciamo, che dietro questa poesia ci sia comunque l'appello che Leopardi faceva alla fine della Ginestra, l'appello alla solidarietà, no? All'appello, noi la diciamo oggi la parola solidarietà, ma l'appello di Leopardi era un appello filosofico, era la filantropia, all'amore per l'essere umano in quanto uomo, no? L'amore per tutti gli esseri umani. A vivere insieme in una social catena, come vede vivere le ginestre insieme, senza credere di essere superiori, diciamo, alle condizioni della natura, senza pensare che chissà da dove, no? Chissà quale importanza danno agli dèi al nostro seme, ma
diciamo, capace di flettersi, no? Piegherai sotto il fascio mortar, non renitente, il tuo capo innocente, capace di flettersi alle turbe, diciamo così, del vulcano, all'eruzione, diciamo, di flettersi, ma anche di rialzarsi. Oggi si usa questa parola che, diciamo, mi piace poco, diciamo, più bello renitente piuttosto che la parola resiliente che si usa in questi casi. Tuttavia, diciamo, non è una resilienza da soli, è una resilienza collettiva, è una social catena che ci pone contro gli orrori della natura, ma non riesce, diciamo, spesso a fermare. E qui Primo Levi ha una voce in più, non riesce a fermare gli orrori della storia. Primo Levi, rispetto a Leopardi, ha visto l'orrore della storia. Dunque, come vedete, diciamo, stiamo parlando da una mezz'oretta, abbiamo messo insieme tante cose, forse se volete anche un po' disordinatamente, e me ne scuso. Però volevo darvi la dimostrazione che con una poesia possiamo parlare di tutt'altro, no? Possiamo parlare di quello che ci dice la poesia, ma possiamo mettere in campo, e dobbiamo mettere in campo una serie di competenze che vanno da quelle più strettamente, come dire, linguistiche, di dizionario, possiamo aprire il grande dizionario della letteratura italiana di Salvatore Battaglia e vedere quando e dove sono state usate alcune parole che ci sembrano più poetiche di altre. Comincerei proprio da Meriggio, no? Quindi abbiamo bisogno di una competenza, diciamo così, sicuramente linguistica, ovviamente letteraria, ma qui i docenti possono farsi da guida. E però abbiamo bisogno anche di conoscenze storiche precise, e qui, diciamo, noi facciamo anche un bel servizio alla storia. Se riusciamo, diciamo, a connotare storicamente i nostri testi, per quanto li ha scritti gli autori, cioè storicamente il rapporto agli autori, ma anche storicamente, come in questa poesia, il rapporto alle cose che vengono narrate, cioè non sempre nella poesia non entra la storia, anzi, molto, molto spesso, come in questo esempio, la storia ha una gran parte per la comprensione di un testo. Quindi, come dire, Montale diceva, quando prese il Nobel, che aveva scritto poesie che sono, diciamo così, non l'attività prevalente di uno che nella sua vita ha fatto il bibliotecario, il giornalista, il critico letterario, il disoccupato, no? Perché è stato scacciato dal gabinetto Vissé durante il regime fascista. Spiegava che non si può distribuire una vita tante ore al lavoro, tante ore alla poesia, tante ore all'attività impiegatizia, non si pianifica una vita come si fa con un progetto industriale, perché in una vita lo spazio per l'inutile. E poi faceva una riflessione che anche questa, diciamo, oggi torna di forte attualità, che uno dei pericoli del nostro tempo è quello, proprio quello della mercificazione dell'inutile, alla quale sono sensibilissimi i giovanissimi. Ed è così, diciamo, oggi ci siamo accorti che ci mancano le cose che sono spesso reputate inutili, e anzi che esiste appunto una mercificazione di questo inutile alla quale siamo tutti sensibili. E però non inutile la poesia, perché la poesia sicuramente è un prodotto mai nocivo, ed è in questo il titolo della nobiltà, e soprattutto è un prodotto perfettamente umano che nella sua umanità trova
la spiegazione. Nessuna, in nessun mondo dove ci sono gli umani, conclude Montali nel suo discorso per il Nobel, noi non avremo, diciamo, non, in nessun mondo in cui ci siano uomini, in nessun mondo non ci sa, non c'è poesia, non c'è poesia, non c'è teatro, non c'è attività artistica. Beh, la poesia, il teatro, l'arte sono connaturati alla spiritualità umana. Ora però si tratta, e qui chiamo in causa un altro grande nostro poeta spesso dimenticato, che è Salvatore Quasimodo, qui si tratta di rifare l'uomo. Come Quasimodo scrisse nella Fiera Letteraria del 1947, rifare l'uomo, questo è il compito dei poeti, così dobbiamo dire a noi che la poesia ci deve servire a rifondare, diciamo così, la nostra fragile umanità in questo tempo così complicato. Io con questo avrei finito.